In Italia e in Europa la popolazione sta rapidamente invecchiando e gli anziani costituiscono sempre di più un costo per il welfare. La longevità e la bassa natalità impongono un prolungamento della vita economicamente produttiva delle persone, in modo che gli anziani possano essere considerati come una nuova risorsa per l'economia. Se all'inizio dei processi di industrializzazione l'andare in pensione significava l'espulsione dal mercato del lavoro e la marginalizzazione sociale, col passare del tempo questa fase della vita è diventata una sorta di rinascita, stante la possibilità di dedicarsi ad altro o approfondire attività trascurate a causa della frenesia dei ritmi di lavoro. In altri termini, l'andare in pensione viene ormai percepito come un diritto, accompagnato spesso dal desiderio di anticiparne la realizzazione, per paura di non avere più energie per potersi godere questa fase della vita. La cosiddetta terza età è diventata infatti una fase ancora attiva, anche se spesso non più produttiva in senso economico. Qui segue una cosiddetta quarta età, che è quella che connota la condizione dei grandi anziani ed è spesso caratterizzata dalla necessità di cure e servizi specifici. D'altro canto, l'allungamento forzoso della vita produttiva originato dall'allungamento dell'età pensionabile ha determinato il sorgere di una zona grigia tra l'età adulta, cosiddetta la seconda età, e la terza età, caratterizzata dal fatto che al raggiungimento di un certo requisito anagrafico non corrisponde ancora il collocamento in quiescenza. Per affrontare questo fenomeno, molte regioni italiane stanno cercando di porre in essere misure di invecchiamento attivo, mentre lo Stato arranca, adottando solo misure parziali e frammentate, senza una vera e consapevole regia. L'unica via d'uscita per affrontare le sfide demografiche e i problemi di sostenibilità del welfare pubblico, senza erodere completamente la solidarietà tra le generazioni, è quella di proporre politiche di invecchiamento attivo che si traducano in iniziative concrete, mirate e di ampio impatto, volte a superare la considerazione del prolungamento della vita lavorativa come obbligo, imposto ai lavoratori esclusivamente per far fronte al necessario contenimento della spesa pubblica. Viceversa, vanno valorizzate le risorse lavorative rese disponibili dal prolungamento della vita e dal miglioramento delle condizioni di salute in età anziana, facendo però, realisticamente, i conti con le fragilità connesse. Professionalità. Tecnologia. Flessibilità. Omofobia. Prostituzione. Salute. Persona. Schiavitù. Responsabilità. Essere umano. Animale. Potere. Divorzio. Libertà. Straniero. Pena. Scuola. Identità. Valore. Matrimonio. Inclusione. Famiglia. Politica. Bambino. Donna. Anziano. Anziana.